Grazie e benvenuti innanzitutto. Molti di voi sono venuti da paesi lontani, molti anche da paesi vicini al Santo Padre e quindi da un altro mondo, come direbbe Papa Francesco. Mi sono particolarmente onorato di aprire come primo oratore questa conferenza, grazie all'amico Ben che si è occupato di tutta l'organizzazione, a tutti voi che siete venuti. Certo, il tema è molto interessante, come ha detto il professor Sabelli, e è un tema antico. La morale cattolica, però, come diceva qualche anno fa in un'introduzione a un bel libro di Gotti Tedeschi e di Rino Camilleri, non è un ostacolo allo sviluppo, né di per sé è contraria a che il mercato e l'attività economica seguano le proprie leggi. Questa affermazione del Cardinale Re non è un'affermazione assolutamente nuova, fa parte del cuore della tradizione cristiana e cattolica in particolare. Possiamo pensare alle affermazioni, ai lavori fatti da Frédéric Bastiat, un cattolico liberale francese molto noto nel mondo anglosassone. Nel suo bellissimo libro The Law, la legge, tra le altre importanti cose che riguardano il diritto, a modo di dire, non è perché gli uomini hanno emanato delle leggi che la persona, la personalità, la libertà e la proprietà esistono. Al contrario, è perché la personalità, la libertà e la proprietà preesistono che gli uomini fanno le leggi. E così Antonio Rosmini: la proprietà è una sfera attorno alla persona della quale la persona è il centro. E così, saltando di un centinaio d'anni, von Hayek nella sua opera Il socialismo e von Mises, non potrebbe allora accadere la stessa cosa in sociologia? Non potrebbe cioè la Chiesa conciliarsi con il principio sociale della libera cooperazione attraverso la divisione del lavoro? Il principio dell'amore cristiano non potrebbe essere interpretato in questo senso, in questo scopo? Insomma, non è forse il mercato il più efficace strumento della solidarietà? È più solidale una società che si divide in parti diseguali la ricchezza in un mondo di collaborazione e di pace, o si è più solidali laddove si divide in maniera comunque disuguale la miseria, in un mondo di oppressione e di terrore, dove vige il principio per il quale chi non obbedisce non mangia? Il profitto è il metro del successo di un'impresa. Dobbiamo iniziare, molti di voi lo sanno da anni, da decenni, a immaginare questi termini non come malefici. Il profitto è il metro del successo di un'impresa. Il successo di un'impresa si deve al fatto che i prodotti riescono a soddisfare i bisogni e preferenze dei consumatori. Così la competizione, infatti, è il cercare insieme in modo agonistico la soluzione migliore ai problemi e alle opportunità del mercato. Tra tutti i sistemi di economia politica che si sono susseguiti nel corso della storia, nessuno, come ebbe poi a dire Michael Novak recentemente, ha tanto rivoluzionato la prospettiva della vita umana, prolungandone la durata, rendendo pensabile l'eliminazione della povertà e della carestia, ampliando in ogni campo la possibilità di scegliere e affermarsi, quanto il capitalismo democratico. E lo stesso Nova ci dà una chiave di interpretazione del mercato e dell'importanza della persona, e non solo dentro il mercato. Intendo, con questo spirito, con questo capitalismo democratico, dice ancora Michael Novak, tre sistemi in uno: un'economia prevalentemente di mercato, una forma di governo rispettosa dei diritti della persona alla vita, alla libertà e al conseguimento della felicità, un'idea di persona cristiana, antropologicamente parlando, e un sistema di istituzioni culturali animate da ideali di libertà e di giustizia per tutti. Nell'intimo cuore del sistema capitalista vi è, cioè, la fiducia nelle capacità creative dell'uomo, come affermano molti teologi cattolici e come è provato dall'esperienza. Questa fiducia è ben riposta, perché noi tutti siamo plasmati a immagine di Dio e del Creatore.
E ognuno di noi è a sua volta chiamato ad essere un co-creatore e a esercitare creativamente la sua vocazione. Come persone, ogni co-creatore è libero, il che equivale a dire che deve essere capace di assumersi le proprie responsabilità e che deve mostrare capacità di iniziativa. Nei cittadini, che non sono più dei meri sudditi di un re o di un imperatore o sottoposti al totalitarismo di uno Stato, ma al contrario, a pieno titolo sovrani, è nata una nuova attitudine e una nuova iniziativa. L'iniziativa di per sé è una virtù morale e intellettuale che porta a discernere tra le varie opzioni possibili e a compiere le proprie scelte in base a necessità di beni e servizi. Dal Vecchio e dal Nuovo Testamento abbiamo imparato che per provvedere ai nostri bisogni, ai nostri desideri, dobbiamo agire personalmente senza aspettare l'aiuto dello Stato. E che noi stessi dobbiamo essere in grado di mettere in moto i meccanismi necessari per raggiungere i traguardi che desideriamo. In questo modo abbiamo imparato a vivere come uomini e donne liberi, responsabili del nostro destino. E seppure ci inginocchiamo dinanzi a Dio, di fronte al mondo stiamo a testa alta e ci facciamo carico delle nostre responsabilità personali. Ma queste idee, cari amici, come voi sapete, vengono da lontano nel Magistero della Chiesa. Già Leone XIII, durante il suo pontificato, in molti documenti, in molte encicliche, nell'opporsi fermamente nei confronti dello Stato socialista, riafferma che laddove il mercato è storicamente possibile, lo Stato è solo socialmente necessario. Lo Stato in breve non è onnivoro dei diritti inviolabili della persona e della famiglia, per cui se gli individui e le famiglie, entrando a far parte della società, vi trovassero, come dice in una sua enciclica, invece di un sostegno un ostacolo, invece di una protezione una diminuzione dei loro diritti, la società sarebbe piuttosto da fuggire e lo Stato con essa, piuttosto che da ricercare. E infatti prosegue nella Rerum Novarum: la comunanza dei beni proposta dal socialismo va espressamente respinta, perché nuoce a quegli stessi che si vogliono aiutare, offende i diritti naturali di ciascuno, altera le funzioni dello Stato, turba la pace comune. Va grande merito, infatti, a Leone XIII aver affermato che talvolta le buone intenzioni possono avere conseguenze esattamente opposte a quelle che si vorrebbero. I socialisti, da un lato, avrebbero voluto abolire la proprietà privata col fine di raggiungere maggior benessere per il maggior numero di persone, ma l'esito di questa azione ha portato all'immiserimento progressivo di tutti e a una più crudele schiavitù per i popoli e per le persone. Ma non solo un pontefice cattolico, anche un grande laico economista come von Mises ricorda: a nessuno è lecito scambiare il profitto con il saccheggio. Questo era scritto sul porto di Amsterdam: commercio e pace. È infatti Mises a scrivere: la pace è la teoria sociale del liberalismo. E prima di lui, come ho detto prima, il cattolico Bastiat aveva detto: se su un confine non passano le merci, per certo vi passeranno i cannoni. Insomma, in una parola, la libertà economica, vale a dire la logica del mercato, genera una più ampia prosperità, è a fondamento delle libertà politiche, esige la pace e pone al centro dell'umana comunità una persona libera, creativa e responsabile. In Italia, un grande laico come Norberto Bobbio ha riaffermato fino a metà del secolo scorso: eliminate una concezione personalista o individualista della società, togliete cioè la persona al centro della società, non riuscirete a giustificare la democrazia come forma di governo.
mentre una società che abbia abbracciato la logica del mercato può permettersi il conseguimento di fini umanitari, perché è più ricca, come dice Hayek, di una società e di uno Stato che invece abbia un'impostazione statalista. Ma non vi è dubbio che con la centesimus annus il Magistero della Chiesa non solo apprezza la libertà del mercato, non solo ne mette in evidenza i limiti, ma riprende ciò che dicevamo appunto prima, e cioè che proprio l'uomo immagine di Dio, creato ma anche creatore, fattore di responsabilità ma anche di genialità e di inventiva, è al centro e implica conseguenze fondamentali per il benessere sociale. Il successo della centesimus annus, infatti, è dovuto alla sua profondità e parte, ovviamente, dal momento in cui il mondo ha imparato molto dalla guerra ideologica e ha imparato molto da un secolo precedente pieno di sanguinose rivoluzioni e regimi totalitari. Delle tre grandi ideologie che hanno messo il loro marchio sul XX secolo, il socialismo nazionale è fallito, così quanto il socialismo comunista. E quindi Papa Giovanni Paolo II prevede una struttura tripartita, sociale, una struttura composta da una politica libera, da un sistema politico libero, da una libera economia di mercato e da una cultura della libertà. Egli dice in effetti che il grande dibattito politico di questo secolo, parliamo alla fine del Novecento, si è concluso a favore della democrazia, e così fu. Che il grande dibattito economico si è concluso a favore del capitalismo rettamente inteso, come lui chiama l'economia di mercato. E così fu. Egli insiste sul fatto che la lotta formidabile che ci aspetta, dice nel 1991, sarà per quanto riguarda la cultura della libertà. E questo ci troviamo oggi ad affrontare. Sono passati più di 20 anni dalla centesimus annus e oggi tutti noi possiamo dire, anche sotto questo aspetto, come il santo Giovanni Paolo II avesse con lungimiranza messo davanti a noi le sfide che oggi abbiamo di fronte. Nel quarto capitolo della centesimus annus il Papa affronta il tema classico dei cristiani, proprietà privata e destinazione universale dei beni, e vi è una certa affinità tra il modo con cui il Papa affronta questa tradizione e la dottrina liberale. Nel quinto capitolo illustra lo Stato e la cultura e giustamente critica con asprezza gli attuali eccessi dello Stato sociale. Si rivolge così alla sfera morale e culturale che viene troppo spesso ignorata. La gente perde di vista il fatto che la vita in società non ha né il mercato né lo Stato come scopo finale. E infatti il Papa, ancora più avanti, ci ricorda che bisogna essere sempre più consapevoli che la soluzione dei gravi problemi nazionali e internazionali non è solo una questione di produzione economica o di organizzazione giuridica sociale. La maggior parte dei problemi che allora, ma anche oggi, chiedono risposta sono legati a specifici lavori etici e religiosi, nonché un cambiamento di mentalità, di comportamenti, di strutture. Le strutture più perfette, ci dice al paragrafo 60, non funzioneranno se i cittadini non hanno le attitudini pertinenti, abitudini e comportamenti morali. Insomma, la centesimus annus chiede e chiedeva una seria riforma delle istituzioni culturali e della società democratica e capitalista, tra cui le istituzioni dei mass media, del cinema, delle università e le famiglie, al fine di rendere la democrazia e il capitalismo capaci di soddisfare le loro migliori promesse. Solo una vita culturale vitale, alla sua altezza, infusa dalla grazia di Dio, può fare questo cambiamento.
con questa panoramica di tutto il terreno, ora dovrebbe essere più facile cogliere la logica interna della Centesimus Annus. Questa logica comincia, come abbiamo già affermato, con l'ispezione concreta dell'essere umano. Non un uomo astratto, ma un uomo concreto, un uomo storico. L'orizzonte dell'intera ricchezza della dottrina sociale della Chiesa, come ci ricordava il Papa, è l'uomo nella sua concreta realtà di peccatore e giusto. Ma già nel 1981, 10 anni prima, Giovanni Paolo II aveva riaffermato questi valori, aveva fatto appello all'antropologia implicita nella storia della creazione e della Genesi. Il singolo miglior punto di partenza per l'indagine religiosa sulla natura e le cause della creazione della ricchezza. E questa mossa da parte della persona, questo movimento della persona che agisce nella sua fenomenologia della persona creativa della storia biblica, è il piccolo passo. Il creatore ci ha fatti a sua immagine, siamo i co-creatori, stiamo agendo come persone. Dobbiamo cioè pensare a noi stessi come creatori e questo deve essere il nostro approccio naturale, senza alcun sforzo. L'errore fondamentale del socialismo, diceva il Papa, è di carattere infatti antropologico, considera l'individuo come un semplice elemento e una molecola dell'organismo sociale, in modo che il bene dell'individuo viene del tutto subordinato al funzionamento del meccanismo socio-economico. L'uomo viene così ridotto a una serie di relazioni sociali e il concetto di persona come soggetto autonomo di decisione morale scompare. Il soggetto scompare, quel soggetto sotto alle cui decisioni, sulle cui decisioni costruire l'ordine sociale. Il Papa ci esorta e ci esortava a vedere il bene comune come un'armonia tra egoismo e gli interessi della società nel suo insieme. Ovunque ciò fosse possibile, l'ordine sociale sarà tanto più solido quanto più terrà conto di questo fatto e non opporrà l'interesse personale agli interessi della società nel suo insieme, ma piuttosto cerca dei modi per la loro fruttuosa collaborazione. Quindi sì a un capitalismo. Il pensiero sociale del Papa una volta è stato detto di essere troppo concentrato sull'individuo e di mancare di attenzione alle scienze sociali, ma la Centesimus Annus intende espandere il suo apparato analitico abbastanza ampio per contrastare non solo le ideologie, ma i sistemi attuali di economia politica come il socialismo reale e i reali esempi di esistenti di democrazia ed economia capitalista. Infatti il Papa distingue la sfera sociale da quella dello Stato, la società civile da parte del governo. In un passaggio ricorda tra l'altro le preoccupazioni di Tocqueville sul suo dispotismo soft delle democrazie e lancia una critica allo Stato di assistenza sociale. Certo, il Papa nella Centesimus Annus riafferma il valore del capitalismo, ma quale capitalismo? Se per capitalismo, ci dice il paragrafo 42, si intende un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, nonché della libera creatività umana nel settore dell'economia, la risposta è certamente affermativa. Anche se forse sarebbe più appropriato parlare di business economy, market economy o semplicemente economy. Ma se per capitalismo si intende un sistema in cui la libertà nel settore dell'economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, allora la risposta è certamente negativa. Capitalismo democratico non è dunque un sistema di libera impresa di per sé. Esso non può prosperare a parte se non tiene conto e se non parte da una cultura morale che nutre le virtù e i valori da cui dipende la sua esistenza. Ancora, la principale risorsa dell'uomo è l'uomo stesso.
la sua intelligenza che fa scoprire potenzialità produttive della terra e le multiforme modalità con cui i bisogni umani possono essere soddisfatti. Paragrafo 32 e ancora più avanti. L'uomo scrive, ancora il Papa, scopre la sua capacità di trasformare, in un certo senso di creare, il mondo con il proprio lavoro. Svolgere il suo lavoro di collaboratore di Dio nell'opera della creazione. Paragrafo 37. L'uomo realizza se stesso usando la sua intelligenza e la sua libertà. E così facendo egli utilizza le cose di questo mondo come oggetti e strumenti e li fa suoi. La fondazione del diritto di iniziativa privata e la proprietà è di essere trovato come persona in questa attività. Paragrafo 43. E tuttavia la creatività personale attraverso il lavoro comporta una dimensione sociale. Mediante il suo lavoro l'uomo si impegna non solo per sé, ma anche per gli altri e con gli altri. Ciascuno collabora al lavoro degli altri per la propria successo. L'uomo lavora al fine di provvedere ai bisogni della sua famiglia, della sua comunità, della sua nazione e infine di tutta l'umanità. In questi testi, in questi paragrafi della Centesimus Annus e della Labore Mercensis, vediamo la forma elementare della logica del Santo Giovanni Paolo II. Dalla immagine del Creatore, di cui è dotata ogni persona, nasce la sua propensione alla creatività, alla responsabilità e al lavoro. O ancora, dalla mente feconda di Dio, creativo per l'esercizio dell'intelligenza umana, e la scelta di invenzione, di iniziativa e di impresa delle persone. Anche nella sollecitudine sociale c'erano passi interessanti in questa direzione e certamente ci potremmo tornare se avremo altre occasioni. Tutto ciò che il Papa ha scritto sulla persona che agisce, sulla soggettività creativa della persona e immagine di Dio e circa il diritto fondamentale di iniziativa economica trova una giusta composizione nel Magistero del Santo Giovanni Paolo II e che è il Magistero della Chiesa. Il moderno processo di economia che mette concretamente in luce una verità sulla persona che il cristianesimo ha costantemente affermato dovrebbe essere considerato con attenzione e con favore da parte di tutti noi. E infatti, come ripete più volte nelle diverse encicliche il Santo Giovanni Paolo II, oltre alla terra, principale risorsa dell'uomo è l'uomo stesso. La sua intelligenza gli permette di scoprire potenzialità produttive e multiformi modalità con cui i bisogni umani possono essere soddisfatti. È il suo lavoro, in stretta collaborazione con gli altri, che rende possibile la creazione di sempre più ampie comunità di lavoro, che possono essere invocate per trasformare gli ambienti naturali e umani dove vive l'uomo. Come ho detto prima, il Papa è anche desideroso di distinguere tra capitalismo giustamente concepito e primitivo, che egli non approva. Tre situazioni non possono essere approvate. Un capitalismo che significa il dominio delle cose sulle persone. Situazioni in cui le regole del primo periodo del capitalismo ancora fioriscono e producono condizioni di crudeltà, come nella prima fase di industrializzazione. Terzo, sistemi in cui la terra è ancora l'elemento centrale del processo economico, mentre quelli che coltivano sono esclusi dalla proprietà e sono ridotti a una posizione di quasi servitù. Il Papa, al contrario, è favorevole a una società del lavoro libero, dell'impresa e della partecipazione. Una tale società non è diretta contro il mercato,
ma chiede che il mercato sia opportunamente controllato da forze sociali e dallo Stato, in modo da garantire che le esigenze di base di tutta la società siano soddisfatte. Che cosa significa adeguatamente controllati? Si esclude la pura versione del laissez-faire, ma sono in linea con il concetto di società tripartita di cui aveva già parlato il Santo Giovanni Paolo II nel paragrafo 42. Società si distingue dallo Stato, le istituzioni morali e culturali della società civile si distinguono dagli organi politici del governo. Il Papa non invoca nessun metodo socialista di controllo, è evidente. Ciò che viene proposto come alternativa al laissez-faire non è un sistema socialista. Ma è necessario rompere le barriere dei monopoli e fornire agli individui, a tutti gli individui e a tutte le nazioni, quelle condizioni di base che consentono a loro di partecipare allo sviluppo. Perciò, anche recentemente nel Magistero della Chiesa, nella sua dottrina sociale della Chiesa, è stato riaffermato che le nazioni più forti devono offrire alle più deboli quelle opportunità di prendere il loro posto nella vita internazionale. E ovviamente questi paesi devono avere la responsabilità di utilizzare queste opportunità. Ma il Magistero della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, a partire da Giovanni Paolo II, ci mette anche in evidenza i limiti del principio del libero mercato. Molti bisogni umani non sono soddisfatti dal mercato. Alcuni beni non possono e non devono essere acquistati e venduti. Interi gruppi di persone sono senza le risorse elementari per entrare nel mercato e hanno bisogno di aiuti e assistenze da coloro che sono fuori dal mercato, da coloro che non sono attori principali del mercato. Oltre alla responsabilità umana e cristiana primaria, per essere certi che i poveri sono assistiti, il Papa cioè ci invita a molti imperativi morali. Non danneggiare l'ambiente, il bene comune che deve essere servito da tutti e per tutti, gli esseri umani che devono essere trattati come fini e rispettati la loro dignità, gli sforzi che devono essere ampliati per creare un quadro favorevole alla creatività e alla piena occupazione. Sia a livello nazionale che a livello internazionale, i problemi di povertà non spariranno sotto il capitalismo, ma saranno sicuramente più ampiamente diminuiti rispetto alle due alternative che sono sperimentate nel secolo scorso. La combinazione di democrazia e capitalismo non porterà il paradiso in terra, ma si farà certamente di più per liberare i poveri dalla povertà e dalla tirannia e liberare la loro creatività rispetto a qualsiasi alternativa conosciuta. Per dire in altro modo, la combinazione di democrazia e capitalismo è un sistema scadente, ma tutti gli altri potrebbero essere intesi come sistemi peggiori, sempre che si intenda per libero mercato ciò che il Papa, come ho detto più volte, ci ha ben identificato. Ed è per questo che, con il piacere di dare la parola al nostro Presidente, ringrazio Sua Eminenza Cardinal Martino e tutti coloro che hanno collaborato a questa organizzazione, perché con questa iniziativa vogliamo riprendere la grande attualità della dottrina sociale della Chiesa e di quanto la persona e immagine di Dio si confronti e sia fonte di una opportunità per tutti che la libertà economica può essere, di quali siano i limiti da un lato e di come raccogliere soprattutto limiti che ci vengono dalla potente crisi economica speculativa e
cioè contraria al libero mercato, come abbiamo visto fino a questo momento, e di come si possa riprendere in questi giorni di intenso lavoro con tutti voi una preoccupazione forte che ci viene da questo anno di pontificato di Padre Francesco sulla nuova drammatica cultura dello scarto che è prodotta da questo libero mercato malinteso e diventato a sua volta, con questi limiti, tirannico per tutti. Grazie.